Immagino che siate sorpreso. I miei uomini, dove sono? Riposate. Ora rammento. Schmidt, Amu, colpiti alle spalle dagli uomini di Omar. Arrivammo tardi, purtroppo. La battaglia era già finita. I predoni erano spariti. Chi siete? Non vi agitate. Dovete star fermo, la ferita è ancora aperta. Però vi siete ripreso rapidamente. È vero che ci avevano detto che siete un uomo eccezionale. Un uomo eccezionale? Perché sono in questa tenda con voi? Chi siete? Lo saprete a suo tempo. Ma sono impaziente. Voglio saperlo adesso. Me ne duole, ma non posso dirvelo adesso. Ma non mi avete detto niente? Anche i miei sono prigionieri? No. Furono tutti uccisi. Non vivete che voi. Non siete prigioniero, capitano Lartan. Sono qui per aiutarvi. Se volete, farò avvertire il maggiore Vasil che non stia in pensiero per voi. Ma come sapete il nome mio e del maggiore Vasil? E che cos'altro sapete che non volete dire? Fummo male informati su qualche punto. Ci avevano detto che siete molto cortesi. Dovevo ringraziarvi? Grazie. E ora, mi rispondete? Mi dite chi siete? Voglio saperlo. Vi è così difficile semplicemente fidarvi di me? Fidarmi di voi? E sia, che cosa faccio qui? State guarendo. Perché vi interesso tanto? Ci dissero che sareste venuti in questa zona e mi hanno inviata per chiedervi di venire con me. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi? Vogliamo chiarire questo punto? Voi siete al corrente di tutto, vero? Sì, di quasi tutto. Che intendete per noi? Non ve lo posso dire ancora. Va bene, aspetterò. Ma come posso aiutarvi? Questo lo saprete non appena vi avrò condotto in città. Quale città? Quella da cui vengo. La tenda di Omar? Vi è proprio così difficile fidarvi di me? Ma come posso fidarmi di voi e di questa fantasiosa messa in scena? Potrei costringervi a seguirmi, ma preferiamo che veniate con noi di vostra volontà. Siete davvero bella. In altre circostanze mi intratterrei volentieri con voi, ma in questo istante vi ucciderei. So che agite per conto di Omar Ben Khalif. La mia città ha bisogno di voi. Così non fosse, avrei dovuto lasciarvi morire nel deserto.